Il corpo della regina Elisabetta II è ora accanto a quello del duca di Edimburgo dopo essere stato temporaneamente tenuto nella Royal Vault nel parco del castello di Windsor. La regina Elisabetta II è stata sepolta insieme al suo amato marito da 73 anni, il principe Filippo, durante un intimo saluto finale per il monarca alla King George V Memorial Chapel, a Windsor. La bara del defunto monarca ha fatto il suo ultimo viaggio verso il luogo di riposo all'interno del castello di Windsor lunedì pomeriggio. A seguito di un servizio civile, a cui hanno partecipato i membri dello studio, il personale reale passato e presente e i leader mondiali, la regina è stata sepolta in un'intima cerimonia alle 19:30, con solo il suo regalo più vicino e caro. Per concludere il committal service, la bara del defunto monarca fu calata nella Royal Vault, dove il duca di Edimburgo fu sepolto durante il suo funerale il 17 aprile. Mentre la bara della regina veniva calata nella cripta, il decano di Windsor pronunciò un salmo, prima che il re delle armi della giarrettiera pronunciasse gli stili e i titoli della regina. Ma il luogo di riposo era solo temporaneo per il defunto monarca e suo marito, il cui ultimo luogo di riposo è nella cappella commemorativa del re Giorgio VI, unendosi a un certo numero di altri membri della famiglia reale. La regina fu sepolta insieme al duca di Edimburgo, presso la King George V Memorial Chapel, si legge in un annuncio sul sito ufficiale della famiglia reale. Nella cappella sono sepolte anche la famiglia della regina, compresi sua madre e suo padre. E le ceneri di sua sorella, la principessa Margaret. L'ultima dimora del reale fa parte della cappella di San Giorgio all'interno dei giardini del castello di Windsor. Al terzo e ultimo servizio della giornata, nella cappella, hanno partecipato i familiari e gli amici più stretti della regina.